Ciao ragazze, oggi volevo raccontarvi di questo libro di Stefano De Angelis. Si dice "Ciao mamma, parto, studio e mi diverto". Praticamente questo autore è il proprietario di un tour operator che si occupa di organizzare vacanze e studio per i ragazzi e gli adolescenti. E in questo libro, scritto con molta ironia, fa degli esempi per tranquillizzare i genitori, perché ovvio noi, soprattutto per chi ha viaggiato poco, noi genitori abbiamo paura di far andare via i nostri ragazzi da soli, ci sembrano sempre troppo piccoli, non abbastanza grandi. Però l'autore ci spiega che questi viaggi organizzati sono ovviamente sicuri, c'è sempre una persona che sa parlare in italiano e i ragazzi vanno lì soprattutto per studiare, poi ovviamente hanno anche delle ore libere, ma comunque escono sempre tutti quanti insieme, a volte c'è anche un referente, dipende dall'età che hanno i ragazzi. Io ho fatto la prova, ho un'amica che è di Cambridge e quindi andammo insieme in vacanza, prima a Londra, poi a Cambridge, e mentre i nostri figli facevano una scuola d'inglese, noi andavamo in giro a fare shopping. È stata una bellissima esperienza per loro, doversi abituare a parlare completamente in inglese, poi erano piccoli, stavano ancora alle elementari. I miei figli hanno seguito con questa mia amica nella scuola Elendoron d'inglese, però ovviamente non sono dei madrelingua, e comunque avevano la sicurezza che con l'insegnante, se ne avessero avuto la necessità, avrebbero potuto parlare anche in italiano, cosa che invece non era possibile a Cambridge dove parlavano solo inglese. Comunque se la sono cavati alla grande, si sono divertiti. Queste scuole sono enormi, sono praticamente i college che vengono lasciati dagli studenti liberi d'estate e quindi poi vengono usati appunto per fare questi corsi estivi. Costano un botto, ve lo dico già, quindi se volete mandare i vostri figli a fare uno di questi campi, preparatevi un bel po' di soldi, però veramente è un'esperienza molto formativa che secondo me vale la pena fare. Mio figlio l'anno prossimo andrà anche alla scuola, la gita scuola a Londra. Non so se andranno a dormire probabilmente in una casa famiglia e poi la mattina andranno a scuola al college. Lo stesso è insomma un investimento abbastanza importante, però sono convinta dell'importanza di imparare l'inglese e di far andare i ragazzi a fare queste esperienze, anche se per noi genitori non è facile. Ad esempio adesso First sta al campo scout, non c'è a casa. E il primo anno che sono dovuti andare tutti e due una settimana fuori casa, per me non è stato per niente facile lasciarli andare tutti e due senza mai sentirli. Però quando sono tornata sono stata contenta di averli fatti andare perché veramente loro sono stati felici dell'esperienza e hanno imparato tante cose. Noi non possiamo essere gli unici insegnanti dei nostri figli, anche se ci piacerebbe. E questo libro ve lo consiglio, veramente vi tranquillizzerà tantissimo se avete intenzione di far andare in giro per il mondo i vostri figli a imparare l'inglese o qualsiasi altra lingua. E vi consiglio anche di fargli leggere il libro di Matte Bise, ve l'avevo già consigliato in un altro video, si chiama Mamma, ci siamo persi a New York, è molto divertente. Matte Bise sono degli youtuber famosi tra i ragazzini e sono certa che loro leggeranno con piacere questo libro. Ci sono dei fumetti, è divertente, un sacco di foto di New York bellissime, ma la cosa importante è che ci sono anche le regole, di grammatica d'inglese che i nostri figli, magari leggendoli in un libro, diciamo noioso, tra virgolette, di scuola, magari si stancano e si scocciano di farlo, in un libro così, magari si impegneranno un po' di più. Vi lascio una buona giornata, un abbraccio, ciao Angela.